questa è una giornata che male. È successo che questo 9 in condotta non andava bene a tante persone, che io sono stata veramente danneggiata nelle macchine. Ho fatto il giro dell'Italia tutto quanto, adesso vediamo, cioè io penso proprio di sì, di continuare, perché devo smettere. E poi il lato era era studiato, ok? È successo che questo 9 in condotta non andava bene a tante persone, specie all'opinione pubblica, al ministro Valditara, e così ha fatto cambiare i voti. E io mi sono sentita un po' allontanata intanto dai miei colleghi, che cioè non considerata assolutamente, perché potevano evitare tutto questo tenendo conto un attimino del comportamento che avevano avuto nei miei confronti. L'opinione pubblica non si sarebbe così agitata. Ho visto molto, ma da parte di tutta Italia, proprio un'agitazione totale, perché avevano seguito la mia vicenda da tanto tempo. Valditara mi è stato veramente vicino e ha intenzione anche di cambiare le regole, ho visto, insomma. Speriamo bene che ci sia una scuola più promettente, ecco. Secondo lei i ragazzi hanno capito? No, secondo me no. Secondo il consiglio di classe sì, ma ti dirò che mi hanno sempre tenuto lontano da tutti, non si fa così. Cioè chi è colpito in genere insomma vede un po' di scuse migliori, ecco, di quelle che hanno dato forzatamente, anche scritte, sempre in funzione di qualcosa e non in funzione di quello che avevano fatto. Continuerà la denuncia per danno d'immagine? Certo, perché io sono stata veramente danneggiata nell'immagine. Ho fatto il giro dell'Italia tutto quanto, adesso vediamo, cioè io penso proprio di sì, di continuare, perché devo smettere. Cioè, se ho aspettato tanto tempo per fare la querela denuncia, dopo ho aspettato tanto tempo delle loro scuse, che sono arrivate in super ritardo.